spalmato longitudinalmente lungo i crinali collinosi della terra ligure, fa capolino il territorio del comune di Beverino. Esteso nei pressi della natura incontaminata e pura delle Cinque Terre, il comune di Beverino presenta bellezze di ogni sorta, capaci di sorprendere per ognuna delle peculiarità culturali, storiche e naturalistiche. Ci troviamo nel comune di Beverino, un comune che ha un territorio di circa 36 km quadrati, che fa parte della Val di Vara, un territorio molto ampio che comprende 15 comuni. Val di Vara che si trova da un punto di vista geografico immediatamente retrostante al Parco Nazionale delle Cinque Terre e a tutta la Riviera Ligure. Noi in particolare, il comune di Beverino si trova a circa 10-12 km dalla città e anche da un punto di vista di collegamenti infrastrutturali diciamo che il tempo di percorrenza da Beverino alla città è di circa 10 minuti, quindi sicuramente poco tempo e quindi raggiungibile facilmente. La Val di Vara accoglie Beverino con le sue tante frazioni, quali Cipriano, Castiglione Alto e Basso, Cavanella Vara, Corvara, Braccelli e Padivarma. Le visiteremo tutte a fondo e con un salto nella storia torneremo ai tempi lontani, al Medioevo, fino ad arrivare alle costruzioni dei giorni nostri. Queste sei frazioni hanno tutte un loro centro storico che in questi anni abbiamo cercato di riqualificare, di rivalorizzare e di ripopolare. Il dato positivo è che c'è un ritorno, quindi siamo in presenza di centri storici non più disabitati ma abitati, quindi con una forte presenza, una forte partecipazione, quindi centri storici che sono da un lato dal punto di vista urbanistico recuperati ma anche da un punto di vista, voglio dire, abitativo c'è un ritorno e quindi, voglio dire, sono centri storici che hanno una loro vitalità e ovviamente hanno anche degli loro aspetti peculiari, hanno sicuramente delle emergenze storiche, hanno dei beni vincolati dalla sovrintendenza, sicuramente tutti aspetti che possono essere interessanti anche dal punto di vista turistico, possono rappresentare certamente un elemento di interesse per chi si trova a trascorrere giorni nel nostro territorio. Beverino Comune è città medievale. Al suo ingresso domina la bellezza di un'antica porta d'accesso alla cittadina. In più campeggiano l'imponenza di alberi ultramillenari, ombre in un giardino medievale appartenuto ad un castello. Appollaiato su un monte, da cui si domina tutta la vallata verde dai colori sorprendenti. Da qui è possibile notare di cosa si nutre la vita di questa comunità. Agricoltura è la parola esatta, che meglio si addice alla descrizione di questi orti terrazzati. Dalla cultura della terra alla cultura storica, che qui a Beverino si traduce nelle vie strette e silenziose, che portano direttamente al centro della cittadina, antico borgo fortificato e castello. Le vie confluiscono nella chiesa, quasi nascosta, di Santa Croce. La chiesa è datata 1600, a navata unica, sorprendono le tele restaurate, poste nelle nicchie laterali. In palese stile barocco, con stucchi in oro e putti sparsi ovunque,
All'interno del tempio, la chiesa contiene una tela seicentesca, datata 1639, che posta sulla parete destra rappresenta la Vergine. Alla sua destra, poco visibile, San Lorenzo. Sullo stesso lato della navata, un trittico del 1482, olio sul legno. Al centro, una cornice barocca, una tela del 1600, raffigurante la Madonna col bambino. L'abside è completo stile barocco, salta agli occhi con i suoi stucchi diancanti arzigzigolati tra loro. Al centro, in una teca, il Cristo Re, identificabile perché completamente vestito in abiti regali. Valdivara sorprende con la natura delle sue acque chiare, fresche e dolci, che corrono e sembra quasi rincorrere il tempo. Per non parlare poi del verde della natura, che permette di praticare sport quali trekking, passeggiate in mountain bike ed escursionismo. Da un punto di vista escursionistico sicuramente abbiamo anche dei percorsi che sicuramente ben si prestano ad attività di trekking, di jogging, di mountain bike, di percorsi a cavallo. Abbiamo la cosiddetta strada dei tedeschi, che è un percorso molto interessante, tutto nel verde, che percorre lungo la sponda del fiume Vara, quindi ci sono anche degli scorci suggestivi, tra l'altro percorsi interamente recuperati, quindi interamente fruibili e attrezzati oggi, quindi anche questi da un punto di vista turistico e da un punto di vista di un'offerta di un turismo ecologico, quindi compatibile con quello che è l'ambiente, sicuramente rappresenta un'opportunità e un'offerta importante. Beverino, come già accennato, comprende più di 6 frazioni. Una di queste è San Cipriano, dove è possibile visitare la chiesa di San Cipriano.